perché lo scorso anno la lettera che ha mandato Padoan all'Europa non è il nostro manuale. Sono stati spesi 3,3 miliardi per accogliere i migranti clandestini, soldi dei cittadini italiani, non che vengono dall'Europa, leggenda, perché non arriva quasi nulla. Del 2017 3,8 miliardi probabilmente arriveranno a 4,2 miliardi e dopo ci sono situazioni come queste di italiani totalmente abbandonati. Uno dice perché perlomeno non posso avere lo stesso tipo di garanzie, gli stessi tipi di investimenti che Mauro, ha il cittadino clandestino. Modo, è talmente cattivo Federica che gli continua a cascare il numero, ma lo metto bene io. Venga qua. No, perché proprio è una cosa che mi... Io credo che... Dobbiamo attaccarlo un po' meglio. E quindi non siamo noi che denunciamo questa disparità, che siamo quelli cattivi. Vedi, mi continui a cascare. Non siamo noi quelli cattivi. Ma chi porta avanti queste politiche che addirittura differenzia l'assistenza che viene data a un cittadino? Guardi, ci sono servizi costanti. Ho visto una coppia di due signori, tutti anziani, napoletani, che sono costretti a vivere in uno stato di degrado totale e prendono 270 euro al mese perché la moglie ha l'assegno di disabilità. È una vergogna ed è ovvio che la gente si arrabbia, perché magari chi ha contribuito con le proprie tasse, il proprio sudore, la propria fatica, i propri sforzi a costruire strade, ospedali, tutto quello che stiamo vivendo oggi, si trova abbandonato. Ed è giusto? Non credo.